Esiste un conto corrente che ti dà il 4% di interessi sul denaro depositato. La banca di cui ti sto parlando è la quarta banca nella classifica della zona euro per capitalizzazione ed inoltre opera in ben 40 paesi, tra cui appunto anche l'Italia. Ciao, io sono Michele Masiero, consulente finanziario indipendente per Atene SCF e se l'argomento ti interessa fammelo sapere iscrivendoti al canale e lasciando un like. La banca di cui sto parlando è la BBVA ed è un gruppo bancario multinazionale spagnolo. Se ti stai chiedendo se si tratta di un conto deposito, ti dico subito di no. Infatti sto parlando di un vero e proprio conto corrente che ti dà il 4% di interessi su quanto depositato. Il conto corrente di questa banca, la BBVA per appunto, è un conto a zero spese e che puoi aprire tranquillamente online. Le informazioni le puoi trovare sul loro sito ufficiale e c'è una sezione dedicata alle domande più frequenti dove potrai andare a vedere se c'è una domanda che ti stai ponendo e fai caso tuo. Prima di spiegarti come funziona questo conto, faccio un disclaimer. Ovviamente noi siamo una società di consulenza finanziaria indipendente e quindi non abbiamo nessun legame con questa banca, non abbiamo avuto sponsorizzazioni ed è una semplice descrizione di questo conto corrente che magari per alcuni può essere un'opportunità interessante. Quindi è importante capire che non ci ha pagato nessuno, non abbiamo nessuno sponsor, è semplicemente una descrizione di questo conto corrente. Quindi, come aprire il conto corrente? Beh, è molto semplice in realtà. Per aprire un conto corrente in Italia basta essere residenti in Italia per appunto ed essere maggiorenni. Per la parte tecnica ti servirà uno smartphone e tenere a portata di mano un documento di identità richiesto dalla banca, come ad esempio la carta d'identità. Per aprire il conto, riassumendo tutto, ci sono necessari tre passaggi. Il primo è l'inserimento dei tuoi dati, il secondo la verifica della tua identità e il terzo la configurazione del servizio. Fin qui nulla di difficile e nulla di diverso soprattutto dagli altri conti correnti che si possono aprire online. Questo conto non ha né costi di apertura né costi di gestione. Infatti, come ti dicevo già dall'inizio del video, si tratta di un conto a zero spese. Ci sono anche altri servizi che sono a costo zero e li puoi trovare tranquillamente sul sito. Quindi, come già vediamo, ci sono delle caratteristiche già interessanti per questo conto, ma in realtà adesso arriva un'altra caratteristica che è davvero particolare rispetto alla concorrenza. Quello di cui ti voglio parlare, che è la particolarità di questo conto, è l'accredito anticipato dello stipendio. Infatti, la cosa super interessante è che puoi richiedere un anticipo del tuo stipendio senza dover aspettare la fine del mese o comunque l'arrivo del tuo stipendio, anche se lo percepisci a metà mese. Potrai infatti ricevere in anticipo la somma da 1 a 15 giorni rispetto alla data di accredito del tuo stipendio normale dal tuo datore di lavoro. E la richiesta di anticipo del tuo stipendio può essere fatta da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 1.500 euro. Quindi, opzione interessante per alcuni casi particolari. Se fai caso tuo, prendile in considerazione. Un'altra caratteristica interessante, ma che in realtà è già diffusa anche presso altri istituti, riguarda il Pay and Plan. Questo strumento ti consente di suddividere le spese e ti fa decidere se pagare tali spese a rate oppure no. In realtà, come ti dicevo prima, appunto, questo strumento esiste già in altri istituti di credito, però per alcune persone, in alcuni casi particolari, potrebbe essere una cosa interessante. Nel concreto, infatti, ti permette di decidere come suddividere le tue spese e gestire i tuoi flussi di cassa in uscita soprattutto. Questo agevola sicuramente la gestione delle tue spese mensili, però è anche importante ricordare che questa operazione è possibile farla solamente se si paga con la carta di debito della banca, appunto BBVA, e se le spese superano i 50 euro. Inoltre è importante anche sottolineare questo, c'è una serie di operazioni di spesa che non possono essere ratizzate ovviamente. Un esempio può essere quello di spese legate al gioco d'azzardo o ad esempio ancora altre spese legate a debiti magari di un'altra banca o di un altro istituto finanziario. Quindi, se sei interessato a questo tipo di servizio, vai a leggere sul sito della banca quali sono le spese escluse e quali sono le condizioni per poter usufruire di questo strumento che può essere veramente utile in alcuni casi. Bene, adesso arriva la parte centrale del video, ossia il conto corrente con una remunerazione del 4%. Se il video ti sta piacendo e lo stai trovando interessante, fammelo sapere iscrivendoti al canale in modo che io possa capire se questo genere di video ti piace e se ne vuoi altri e continuare il filone. La nuova offerta di BBVA ti permette di ottenere un interesse del 4% lordo sui
fondi depositati senza vincoli all'interno del conto corrente. Questo conto corrente ha delle caratteristiche veramente interessanti. Il primo innanzitutto è che non ha un deposito minimo, quindi tu puoi depositare veramente qualsiasi cifra, come ad esempio anche 100 euro, e avere una remunerazione del 4% anche su quell'importo. La remunerazione in questione ha durata fino al 31 gennaio 2025, quindi anche l'arco temporale è veramente esteso e non è semplicemente una trovata di marketing temporanea, ad esempio un mese per attrarre nuovi clienti, ma può renderti veramente su un periodo abbastanza lungo. Immagino che tu stia pensando che il tasso è molto elevato. In effetti lo è, ed è molto elevato rispetto alla concorrenza, il che rende questo conto corrente davvero davvero molto interessante. Potrai decidere come usarlo a tuo piacimento. Come ti dicevo prima, non ci sono vincoli, quindi potrai accreditare il tuo stipendio all'interno del conto corrente e gestire le tue normali spese quotidiane sempre all'interno di questo conto corrente, avendo indietro una remunerazione del 4% annua. Se stai cercando un conto deposito, invece, sappi che Banca BBVA offre anche quello. Infatti sto parlando di un conto deposito flessibile al 5%. BBVA infatti mette a disposizione anche quest'altra opzione per chi fosse interessato. Il conto deposito di BBVA si tratta di un conto deposito flessibile che ha un rendimento annuo lordo del 5%, quindi stiamo parlando che su 12 mesi è un circa 3,7% netto. Se ti stai chiedendo che cos'è un conto deposito flessibile, si tratta di un conto deposito che non è vincolato, ossia puoi ritirare quando vuoi i tuoi soldi. Ovviamente non avrai indietro la percentuale di interesse del 5% lorda che ti dicevo prima, però potrai ottenere lo stesso l'interesse all'1% lordo ovviamente. In questo caso, visto che stiamo parlando di un conto deposito, si parla anche di un deposito minimo. Infatti stiamo parlando di un deposito minimo di 500 euro. Il deposito massimo dichiarato sul sito è di 50.000 euro e ti consiglio di andare a vedere il sito perché c'è anche un simulatore che adesso ti mostro. Ecco qui il simulatore della banca BBVA. Ti mette a disposizione la selezione sia dell'importo, quindi in questo caso 30.000 euro, ed anche la durata dell'investimento. A destra ti dà il risultato della liquidazione lorda a 12 mesi. In questo caso il rendimento lordo sarà da ovviamente prendere con le pinze perché è lordo. Ci devi sempre togliere la parte delle imposte, che in questo caso sono del 26%, e quindi vanno sicuramente a intaccare il rendimento totale. Quindi la banca offre un'ulteriore opzione interessante che abbiamo appena visto, oltre al conto corrente al 4%, che permette di rimanere all'interno dello stesso istituto senza andare a spostare soldi da altre parti per cercare strumenti di questo tipo che possono essere più o meno interessanti. BBVA inoltre, per attrarre nuovi clienti, sta offrendo anche un programma di cashback. Anche qui ti consiglio di andare a leggere tutti i dettagli all'interno del loro sito, e in grandi linee questo è il programma. Si tratta di un'offerta dedicata ai clienti che aderiscono al loro conto corrente nel primo mese dal lancio dell'offerta. Con questo programma cashback potrai ricevere fino a 100 euro con il cashback del 20%. Questo vale su tutti gli acquisti e si attiva in automatico dopo il primo acquisto con la carta di debito BBVA. Un altro metodo per ricevere cashback con Banca BBVA è attraverso il passaparola. Ti invito anche qui ad andare a leggere sul loro sito tutte le condizioni necessarie per ricevere questo cashback. Con questo programma, invitando amici e familiari, potrai ricevere 20 euro fino ad un massimo di 100 euro e la persona che aprirà il conto corrente riceverà 10 euro. Ora probabilmente ti stai chiedendo se il conto corrente BBVA è sicuro. Per quanto riguarda prettamente la sicurezza bancaria, la banca BBVA ha un CET1 ratio del 14,4%. Questo è un indicatore di solidità finanziaria che viene espresso in termini percentuali, il 14,4% per appunto. Questo indicatore viene generato dal rapporto del patrimonio della banca e le sue esposizioni ad attività rischiose ponderate, come ad esempio mutui e prestiti. Quel dato che ti dicevo prima, il 14,4%, è nettamente superiore al minimo richiesto dalla BCE, che si aggira intorno all'8%. Questo che cosa significa? Che in linea teorica più è alto questo indicatore, più la banca dovrebbe essere solida. Inoltre, come altre banche, anche la BBVA aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela Depositi. Questo assicura al correntista una copertura sul proprio patrimonio fino a un deposito di 100.000 euro. Ora che ho elencato tutte le caratteristiche principali di questo conto e le varie alternative che offre questa banca, ti starai chiedendo sicuramente se vale la pena oppure no aprire questo conto corrente. Molto probabilmente la banca ha creato questo conto corrente veramente interessante per un'azione di marketing
che non c'è nulla di male perché rende veramente molto rispetto alla concorrenza. Inoltre, il periodo nel quale tu puoi sfruttare questa opportunità non è neanche così corto, perché stiamo parlando di gennaio del 2025, quindi oltre un anno. Stiamo parlando comunque di una banca a zero spese e che rimarrà gratuito per sempre, secondo quanto dichiarato all'interno del sito, ovviamente. Inoltre ricevi interessi senza un deposito minimo e ci sono tutti quei programmi di fidelizzazione del cliente come cashback o altri sistemi che rendono veramente l'offerta interessante. L'unico svantaggio è che il 4% lordo potrebbe portarti in inganno, però stiamo parlando comunque di un 2,96% circa di interessi netti, che non sono per niente male considerando che stiamo parlando di un conto corrente, non un conto deposito o qualsiasi altro strumento, ma un semplice conto corrente come quello che hai adesso, che però non ti sta pagando nulla. La conclusione del video è, per rispondere alla domanda se vale la pena oppure no aprire un conto corrente con BBVA, secondo me la risposta è sì. Infatti stiamo parlando di un semplice conto corrente che offre degli interessi veramente interessanti rispetto alla concorrenza. Quindi a mio avviso è sicuramente un'opportunità molto interessante che sul mercato non si trova facilmente. Se il video ti è piaciuto fammelo sapere iscrivendoti al canale e lasciando un like. E inoltre ti chiedo di lasciare qui sotto nei commenti una tua opinione. Secondo te questo conto corrente è valido oppure no? Ce l'hai già oppure dopo questo video intendi aprirne uno? Noi ci vediamo al prossimo video.